Oggi vi porto con me per fare un'esperienza unica in Sardegna. Mi trovo in Baia Cadinas, il posto più bello e riservato di Golfo Aranci. Qui le acque sono cristalline e c'è tanta, ma tanta tranquillità. Mi aspetta lo chef dell'albergo e quindi vi porto con me nella cucina di questa bellissima struttura, dove vi faremo vedere dei piatti gustosissimi, facilissimi, delle ricettine molto interessanti e ovviamente anche piatti per chi è intollerante al glutine. Ora di fare una bella esperienza di cibo e benessere insieme. Andiamo! Sono appena entrata nella struttura dell'albergo e vado ad incontrare lo chef. Sono veramente molto entusiasta e molto curiosa di vedere che cosa ci preparerà oggi. Ecco il nostro chef Fabrizio dell'albergo Baia Cadinas. Allora, siamo pronti per entrare in cucina? Che dici, chef? Pronti. Andiamo. Allora, chef, come primo piatto, che cosa ci prepari? Prepariamo una suppa coatta, che sarebbe un piatto tipico della tradizione sarda, con un piatto povero, con pane, formaggio pecorino che andremo a grattugiarcelo dentro e il brodo dell'agnello con un po' di zafferano. Perfetto, però il pane di oggi che noi utilizzeremo sarà quello appunto senza glutine, perché come vi dicevo prima qui potete sentirvi assicuro molto coccolati sul discorso intolleranza al glutine. Allora, partiamo. Facciamo subito la ricetta, sì. Vai, chef. Perfetto. Che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo la suppa coatta. Andiamo a preparare intanto con un po' di brodo nella ciotola. Perfetto. Prendiamo il brodo di agnello con un po' di zafferano. Prendiamo il nostro pane gluten free e lo andiamo a immergere dentro. E questa è una super ricetta sarda tipica. Con pane raffermo, che mettiamo così. Poi il nostro formaggio pecorino, andiamo molto fresco, andiamo a grattugiarcelo sopra. Favoloso. Tini. E via col brodo e poi andare a ripetere di nuovo col pane. Facilissimo, molto semplice, molto semplice, molto semplice. Un'altra grattugiata, un'altra grattugiata e lo facciamo a strati. Ok, come se fosse una sorta di lasagnetta. Come se fosse una lasagnetta molto più povera come tradizione vuole, esatto, però... Ma sinceramente i cibi, cioè i piatti, quelli tipici della tradizione, sono quelli alla fine più ricchi, perché sono quelli che contribuiscono alla longevità, vero? Esatto, no? Esatto, esatto. Poi in Sardegna abbiamo una lunga tradizione di longevità. Esatto, ci sono le zone blu. Ed è molto dovuto al chilometro zero e alla genuinità del prodotto. Questo è un piatto praticamente completo, contiene anche un'ottima quota di antiossidanti, quella che proviene, attenzione, dallo zafferano. Mettiamo in forno. Oh, goloso. Per quanto tempo nel forno? 10 minuti, 180 gradi, in forno ventilato. Ottimo. Mamma mia, buonissimo! Cioè, vi ispira? Volete assaggiarlo un po'? Siamo pronti a fare uno taste test. Guardate qua. Caldo, attenzione. Già che abbiamo quanti gradi oggi, chef? Molti. Non lo so io. Ci sciogliamo. 38. Buono. È buono. Direi. Ovviamente senza un dolcetto lo chef non ci può lasciare, poi io sono anche molto golosa di dolci, quindi chef, che cosa ci prepari come dolce? Oggi facciamo le meringhe o i bianchetti, come li chiamano in Sardegna, che è un dolce con bianco d'uovo, zucchero, farina. In questo caso noi andremo a mettere la maizena e la farina di tapioca e andiamo a montare l'albume con lo zucchero e poi facciamo l'impasto che andremo a mettere in forno per poco. Partiamo! Ok, come prima cosa, che cosa facciamo? Separiamo gli albumi dai turni. Ok, sì, il segreto per una meringa perfetta. Esatto. Per imparare a fare questa cosa a casa, credo di aver sbagliato mille volte, soprattutto la cottura. Sì. Ecco, soprattutto la cottura, sì. Brucio tutte le meringhe, non so. Quindi che cosa bisognerebbe fare per avere una, diciamo, cottura decente a casa?
quando uno non è uno chef. Il forno è molto importante e l'umidità del forno è altrettanto importante. Ok. Però non deve essere una temperatura molto alta, altrimenti va a colorare quel tipo. Tipo quanto? 160 gradi massimo. Ok, massimo, ok, perfetto. Vai. Andiamo a montare l'albume neve con la nostra frusta. Io uso le frustre elettriche, chef, perché... certo. Ci piace la fatica. Andiamo a usare la nostra maestena, farina di mais. Perfetto. Allora, dopo che abbiamo messo dentro la maizena... Maizena, lo zucchero, il bianco d'uovo e continuiamo a montarlo. Sta venendo comunque una meringa, ragazzi. È così che si fa. E questa sarebbe la consistenza finale. Wow, favoloso. Ok. Wow. Via! Dopo 100 gradi e 40 minuti a barra aperta, il risultato è questo. Wow, e questo è il risultato finale. Vai, chef. Guardate qua che roba, ragazzi. Adesso un pezzettino, io non posso non assaggiarlo. Certo. Ovviamente. Buonissimo. Morbido, vero? Buonissimo. No, questo è spaziale. Poi la meringa è uno dei miei dolci preferiti, quindi figuriamoci. No, me lo dicono tutti che sono fenomenali. Col cuore morbido. Se venite qua lo dovete assolutamente assaggiare. Buono, Allora, io non posso fare che non ringraziare lo chef. Grazie, grazie mille, veramente. Spero che vi sia piaciuto e se venite in Baia Cadinas, mi raccomando, ragazzi, le meringhe.